Voleva costringere il figlio a vivere in una casa diversa da quella in cui vivevano i genitori. Per questo un 59enne originario di Berceto è stato condannato a 20 giorni di reclusione. Ancora nessuna notizia dell'uomo, 35enne di origine marocchina, scomparso domenica. Abitante nei pressi di Fornovo, la sua auto è stata rinvenuta a Rubiano con all'interno effetti personali. Dopo 6 anni Massimo Fabi, direttore generale dell'azienda USL di Parma, lascia e andrà a dirigere l'ospedale maggiore di Parma. Al suo posto arriva Elena Saccenti, direttore amministrativo dell'AUSL. Per garantire alla popolazione un adeguato livello di sicurezza, l'assistenza pubblica Borgotaro Albareto organizza incontri formativi di primo soccorso sempre molto partecipati. La Proloco di Ghiara informa tutti che anche in caso di maltempo la sfilata dei carri allegorici con ritrovo poi alla fornace e al coperto si terrà regolarmente. Anche se lo spettro del maltempo incombe, domani si torna sui campi di calcio. In seconda categoria saltano gli incontri di Fornovo e Folgore Fornovo, tutti rinviati quelli di terza. Buonasera e buon sabato, bentrovati telespettatori di RTA al nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca: un 59enne originario di Berceto ma residente a Parma è stato condannato ieri per esercizio arbitrario delle proprie ragioni a 20 giorni di reclusione. Il fatto di cui l'uomo era imputato risale al periodo compreso tra la primavera del 2007 e quella dell'anno successivo. L'uomo avrebbe esercitato la propria forza per costringere il figlio a vivere in un'altra abitazione, non insieme ai genitori, abitazione da lui ritenuta più idonea. La sentenza è stata emessa dal giudice Giuseppe Monaco su richiesta del pubblico ministero Antonella De Stefano. Ancora nessuna notizia dell'uomo scomparso nel nulla da domenica scorsa, le cui ricerche però sono scattate solo nella mattinata di ieri dopo la denuncia della famiglia. L'uomo, 35 anni, abitante nelle vicinanze di Fornovo, di origine marocchina, ha fatto perdere le sue tracce dopo essersi allontanato da casa. Solo giovedì sera la sua auto è stata rinvenuta a Rubiano di Solignano, nei pressi della ditta Laterlite, nelle vicinanze del Lago del Lupo. Al suo interno tutti gli effetti personali del 35enne, cellulare, portafogli e chiavi di casa. Le ricerche durate per buona parte della giornata di ieri, anche con l'ausilio di una squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco di Ravenna, ha però dato esito negativo. Ora si attende di sapere se la prefettura di Parma disporrà o meno il proseguo della ricerca. E ora parliamo di Massimo Fabi, che come sapete è il direttore generale dell'azienda USL di Parma dal 2009. Bene, lunedì sarà decisa e ufficializzata la sua nuova nomina. Fabi infatti lascia l'azienda USL per andare a dirigere l'ospedale maggiore di Parma. Cambio della guardia ai vertici dell'azienda USL di Parma. Il direttore generale Massimo Fabi lascia e al suo posto arriva Elena Saccenti, attuale direttore amministrativo dell'azienda. Fabi per 6 anni, dal gennaio 2009 a febbraio 2015 direttore generale, è stato scelto dalla regione Emilia-Romagna per succedere a Leonida Grisendi, da 5 anni alla guida dell'ospedale maggiore di Parma. Massimo Fabi è stato nominato in questi giorni dal nuovo assessore regionale alla sanità Sergio Venturi, che in passato è stato anche lui direttore generale del Maggiore e ben conosce Fabi. L'ufficializzazione delle nuove nomine arriverà da Bologna il prossimo lunedì, ma pare che in arrivo in regione vi siano tante nuove nomine che riguardano il settore della sanità e che coinvolgerebbero, si dice, anche il nosocomio Valtarese. Per garantire alla popolazione un adeguato livello di sicurezza, l'assistenza pubblica di Borgotaro Albareto organizza una serie di incontri formativi di primo soccorso sempre molto partecipati. Ieri si è tenuto un incontro ad Albareto. Sentiamo.
Per garantire a tutta la popolazione un adeguato livello di sicurezza è necessario che vi sia il maggior numero possibile di persone in grado di prestare il primo soccorso a chi ne avesse bisogno. Per questo anche l'assistenza pubblica di Borgotaro Albareto sta promuovendo una serie di incontri formativi sul primo soccorso rivolti a tutti i cittadini che, a giudicare dalla massiccia partecipazione registrata ieri sera ad Albareto, stanno riscontrando un buon indice di gradimento. Gli incontri in cui vengono innanzitutto fornite le regole di comportamento basilari a partire dalle modalità di richiesta dei soccorsi. Siamo partiti dalla chiamata al 118 proprio perché ancora adesso, nonostante sia pubblicizzato, si sappia cos'è il 118, purtroppo a volte, presi dal panico, la persona, il genitore, visto che questa sera abbiamo parlato del bambino, presi dal panico, si tende ancora a fare il numero dell'assistenza pubblica, mentre invece per accorciare i tempi si deve chiamare il 118, che è la centrale operativa di Parma, che dirige tutte le ambulanze, diciamo, nelle nostre zone, nelle tre province ormai, cioè gestiscono Piacenza, Reggio Emilia e Parma, e ci mandano fuori noi dell'assistenza pubblica di Borgotaro in base al tipo di intervento che viene richiesto. Come si fa a sapere che tipo di intervento? Proprio con la vostra chiamata. Se voi fate la chiamata nel modo giusto, l'intervento viene svolto nel modo giusto, cioè si sa che mezzi dislocare, quali ambulanza, il soccorso, la nostra automedica di Borgotaro e tutte le cose che, insomma, possono servire per far sì che il soccorso vada a finire nel migliore dei modi. Sono state inoltre spiegate le modalità di comportamento per affrontare emergenze di diverso genere. Mentre davanti ad un evento traumatico occorre la massima prudenza, in caso di malore è consigliabile intervenire in modo sollecito con il massaggio cardiaco, anche se molte persone sono restie a praticarlo. La gente di fronte al massaggio cardiaco, diciamo, si spaventa, non sa come agire. E penso che sia proprio quella la causa che porta, cioè il panico, cioè dire cosa faccio. Con questi corsi o queste piccole nozioni che cerchiamo di dare nei nostri corsi che facciamo nell'arco dell'anno alla pubblica, che ne approfitto per chiarire che è aperto a tutta la popolazione, non siete obbligati poi a prestare servizio in assistenza pubblica, quindi si può assistere a uno dei nostri corsi anche per propria volontà, per sapere proprio, per un bagaglio proprio di primo soccorso. Quindi cerchiamo di inculcare, di non aver paura, come ho già detto, di non praticare un RCP, insomma cercare di far capire alla popolazione cosa fare e a volte anche cosa non fare. Tipo nell'RCP aiutare la persona che purtroppo è a terra, priva di sensi e non ha battito e non respira, mentre invece nel caso di un trauma, quale un incidente stradale, non aiutare il paziente ad uscire dalla macchina, ma chiamare il 118, che poi ci penserà il personale addetto a queste cose, perché soccorrendo magari un traumatico che sia caduto in moto, bicicletta, o che abbia subito un incidente in macchina, lì si possono peggiorare le cose, mentre invece l'RCP può solo migliorarle. Particolare attenzione è stata infine posta sul soccorso ai bambini, tra i quali, soprattutto nei primi anni di vita, si verificano numerosi casi di ostruzione delle vie respiratorie. Anche il soccorritore più esperto, più anziano, più professionale, di fronte ad andare a soccorrere un bimbo, ha sicuramente più paura. Il bimbo, insomma, diciamo, è una cosa più delicata. Però con poche manovre, quali la disostruzione delle vie aeree praticate in modo giusto, possiamo dare già una grossa mano al bimbo a non andare a peggiorare l'ostruzione che lui già magari ha avuto perché ha ingoiato un giocattolo o un bollo alimentare o altre cose. Diciamo che queste sono le cause maggiori che andiamo a trovare nel soccorso di un bimbo, cioè mentre nell'adulto possono esserci tante altre patologie, il bimbo la causa maggiore è proprio l'ostruzione delle prime vie aeree. Quindi con poche manovre riusciamo a disostruirle senza peggiorare il tutto. La Proloco di Ghiara informa che anche in caso di maltempo la sfilata in programma domani si terrà lo stesso. Al termine tutti i partecipanti si ritroveranno alla fornace al coperto con la musica del DJ Mirko Casaccia Story, tante chiacchiere ed allegria per festeggiare la chiusura del carnevale.
E ora andiamo in biblioteca Manara a Borgotaro, dove anche ieri si è tenuto l'appuntamento del mini club del libro. Oggi un altro appuntamento dei venerdì in biblioteca con il mini club del libro. Abbiamo letto tante storie a voce alta, abbiamo anche giocato con Noemi Brandini, un'educatrice, e tanti ragazzi del laboratorio di lettori volontari che vengono appunto dall'Istituto Superiore Zappafermi. Ma facciamoci raccontare da Gloria che cosa abbiamo fatto oggi. Oggi abbiamo letto delle storie, poi abbiamo giocato con il Pongo, abbiamo disegnato e basta. E qual è la storia più bella che hai letto oggi? Frozen. Frozen, hai visto anche il film? No. No, però conoscevi già un po'. Sì. Ok. E ti sei divertita? Sì. Hai conosciuto dei bambini nuovi che non conoscevi? No? Sempre gli stessi. Sempre gli stessi. Però dici agli altri bambini che secondo te potrebbero venire a divertirsi anche loro qua, vero? Sì. Cecilia, che cosa stai facendo? Il Pongo. Il Pongo, e che figura è? Il biscotto. Ah, ma avete letto anche qualche libro oggi? Sì. Qualcosa che ti è piaciuto? Non c'era ancora. Anche uno avete letto, ma cosa avete fatto? Ma lei non c'era. Non c'era. Che libro avete letto, Sara? Kirikiku. Kirikiku. Ah, questo è? Fa vedere, come si chiama questo libro? La bianca neve. Tu come ti chiami? Matilde. E ti stai divertendo? Sì. Allora l'invito è per tutti, tutti i venerdì dalle 15:30 alle 17:30. Noi vi aspettiamo qua.